Racconti brevi e straordinari di Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares. Racconto numero 107. Non si sa mai. Redwald, re dei Sassoni dell'Est, era stato ammesso nel Kent al sacramento della fede cristiana. Tornato però nel suo regno, si lasciò sedurre dalla moglie e da certi maestri abominevoli che lo sviarono dalla sincerità della sua fede. E così, nello stesso tempio, eresse un altare dedicato a Cristo e un altro, più piccolo, sul quale offriva vittime ai demoni. La nota a piedi pagina dice che Beda chiama demoni le antiche divinità germaniche. Tratto da Beda il Venerabile, Storia ecclesiastica del popolo inglese, 2.15. Racconto numero 108. Odino. Si narra che alla corte di Olaf Tryggvason, che si era convertito alla nuova fede, una notte giunse un vecchio avvolto in un mantello scuro e con la tesa del cappello calata sugli occhi. Il re gli chiese cosa sapesse fare. Lo straniero rispose che sapeva suonare l'arpa e raccontare storie. Suonò all'arpa antiche melodie, parlò di Gudrun e di Gunnar e alla fine narrò la nascita di Odino. Disse che erano venute le parche, che le prime due avevano promesso grandi felicità e la terza aveva detto, furiosa, il bambino non vivrà più a lungo della candela che gli arde accanto. Allora i genitori avevano spento la candela perché Odino non morisse. Olaf Tryggvason non credette a quella storia. Lo straniero insistette che era vera. Tirò fuori la candela e l'accese. Mentre la guardavano ardere, l'uomo disse che era tardi e che doveva andarsene. Quando la candela si fu consumata, lo cercarono. A pochi passi dalla casa del re, Odino era morto. Jorge Luis Borges e Delia Ingenieros, Antiche letterature germaniche, 1951. Il racconto 109 si intitola Aurea Mediocritas. Tratto da Talleyrand de Reaux, Les Historiettes, 24. Malherbe non era del tutto persuaso che ci fosse un'altra vita e quando gli parlavano dell'inferno o del paradiso diceva: ho vissuto come gli altri, voglio morire come gli altri e andare dove vanno gli altri. Racconto 110. Il mondo è grande e estraneo. Da B. Suarez Lynch, Estudios Dantescos, Buenos Aires, 1891. Nel capitolo 40 della Vita Nuova, Dante racconta che mentre percorreva le strade di Firenze, vide alcuni pellegrini e pensò con un certo stupore che nessuno di loro aveva udito parlare di Beatrice Portinari, che tanto lo affliggeva. Bene, cari amici di Borges e di Adolfo Bioy Casares, questa lettura, queste letture dei racconti brevi e straordinari con il racconto numero 110 è arrivata alla fine. È stato un lungo percorso,
cominciato, pensate, che il numero uno che si intitolava La Sentenza l'avevo letta il 27 novembre 2021. E adesso siamo al 31 luglio 2024 e questo libretto prezioso, molto prezioso per me, è arrivato alla fine. Cosa vi devo dire? Io mi sono divertito molto a fare queste letture ad alta voce. Spero che questi racconti vi siano piaciuti e che la mia lettura non vi abbia annoiato troppo. Comunque, spero che anche Borges e Casares, dovunque siano soddisfatti, almeno un pochino, per questo lavoro. E che vi devo dire? Le altre letture di Borges continuano. Ho molti altri libri, molte poesie che già sto leggendo e quindi continuerò a farlo e spero che continuate a seguirmi come avete fatto fino adesso. E per ora vi do un bel arrivederci alla prossima lettura.